Allora, Riccardo Cristiano, Liberi TV, siamo a Serra Stretta e in compagnia della rabbina Barbara Aiello per il rito della luce e oggi ci spiegherà un po' di cosa si tratta e soprattutto parteciperemo a questo bellissimo rito che è qualcosa di particolare, ma lo sentiremo adesso dalla viva voce proprio della rabbina Barbara. Buonasera innanzitutto e vogliamo capire che cos'è questo rito. Allora, buonasera e poi diciamo in ebraico shalom, vishalom e hag sameach perché adesso e la festa si chiama in ebraico Hanukkah, la festa delle luci. Soprattutto da quando esiste la comunità qui a Serra Stretta e da quando siete presenti insomma qui a Serra Stretta? Sono stati qui per 13 anni, abbiamo organizzato la sinagoga, si chiama Ner Tamid del Sud, la luce eterna del sud Italia, da Calabria, e poi siamo la prima sinagoga in tutto Calabria dal 500 anni di tempo di Inquisizione, e poi la sinagoga qui abbiamo organizzato in 2006, è allargato nel 2014, adesso abbiamo 80 persone che frequentano la sinagoga. Cosa rappresenta per le persone di religione ebraica il rito della luce? Questa festa vuol dire la festa di libertà religiosa. E poi una festa di ricordare quando un gocciolino di olio bruciato per 8 giorni e 8 notti. E poi per questo è una celebrazione piena di gioia, perché è un miracolo molto, molto importante a noi, perché è questa una festa anche che abbiamo in comune con la Chiesa. E Don Antonio Costantino sarà qui con noi. E poi nella Bibbia cattolica troviamo i libri di Maccabei, ma troviamo la storia di Hanukkah per noi ebrei nel Talmud. Ultima domanda, la religione ebraica purtroppo ancora oggi è molto vessata, specie in alcuni paesi dove le persone di religione ebraica non riescono a praticare la propria religione perché si è perseguitati. L'Italia riesce ancora ad essere accogliente malgrado alle volte ci siano delle situazioni di antisemitismo, e questo è bruttissimo. Cosa possiamo fare? Accogliere? Come si può, diciamo, dare una mano a chi invece vuole studiare, vuole praticare la religione? Ma questo evento è un esempio di combattere l'antisemitismo, perché questo è un evento non solo per noi ebrei, ma per la gente nel paese, per capire bene noi ebrei, perché quando la gente capisce bene che siamo come gli altri e abbiamo molte cose in comune con i cristiani, e poi è un'opportunità per noi di allargare la gioia e di allargare la conoscenza dell'uno all'altro. Possiamo mandare ai nostri amici web ascoltatori un augurio in ebraico, un augurio di speranza, di pace e di fratellanza? Sì, allora diciamo Hag Hanukkah Sameach e Shalom Vishalom.